cambiamo adesso tono, passiamo a un altro manga. Ne ho letto tre volumi, così l'ho concluso. Si è concluso un po' di tempo fa. Sto parlando della Crociata degli Innocenti di Osamaru Furuya, di cui ho letto il 4, il 5 e il 6. È stato pubblicato dalla Goen a 4,95 € a volume. Questi primi tre numeri, in particolare, sono usciti nella prima metà del 2015. Insomma, gli altri tre erano stati pubblicati precedentemente. Stranamente una serie che la Goen è riuscita a far uscire in tempi grosso modo decenti. Beh, Osamaru Furuya è un autore pubblicato ormai largamente in Italia, devo dire. E in questa storia si cimenta con la storia, appunto, in una ricostruzione, in una sua interpretazione delle crociate, in un paese in Francia in cui viene data vita la crociata dei fanciulli. Avremo un fanciullo, Etienne, che sembra venga veramente inviato da Dio verso Gerusalemme, che raduna attorno a sé tutta una serie di fanciulli pronti a partire per la crociata. Come un gruppo si mette insieme e poi va mano a mano verso un destino non proprio felice, ecco, come arriva la sua distruzione. Come è facile presagire, insomma, le cose non saranno tutte rose e fiori per i fanciulli di Furuya. E possiamo solo immaginare il Medioevo, quindi ci saranno ostacoli di tutti i tipi, tra la chiesa, i templari, la fame, le malattie, i briganti. E ci saranno sempre grande attenzione data ai rapporti proprio tra i personaggi, come la fiducia possa venire minata, come il fanatismo possa portare a conseguenze feroci. Insomma, molto molto interessante, devo dire, a me è piaciuto, è molto drammatico, parecchio. Però sinceramente è uno dei manga di Furuya che ho letto finora che mi è piaciuto di più. Quindi, se volete leggervi una interpretazione molto personale delle crociate, ve lo consiglio, insomma. Furuya, tra l'altro, se potesse interessare, sarà ospite a Lucca Comics. Io non vedo l'ora, spero di riuscire a farmi autografare qualcosa perché è uno dei miei autori preferiti. Comunque, ho letto praticamente tutto ciò che è uscito in Italia, tranne il fumetto pubblicato dalla Ronin, che era 51 modi per salvarla, però per il resto ho letto tutto e spero di poterlo vedere. Allora, parliamo adesso di un volume unico uscito proprio recentissimamente per Planet Manga. Sto parlando di Le Memorie di Emanon e di Kenji Tsuruta su Storia di Shinji Kaijo, perché praticamente è un adattamento di un racconto dell'autore. Ed è pubblicata a 12,90 € dalla Planet Manga, appunto. Di cosa parla questo volume unico? Praticamente è l'adattamento di un racconto. La storia è ambientata a fine anni 60 e abbiamo un giovane che su un traghetto, una nave, incontra una ragazza, una bella ragazza vagabonda. E lei dice di chiamarsi Emanon, che sarebbe il contrario di No Name. E tra i due parlando si instaura una bella sintonia. Ma che succederebbe se Emanon forse fosse in realtà molto più anziana di quello che in realtà fa vedere, se la sua memoria risalisse a chissà quanto tempo prima. Da qui parte tutto un interessante racconto, insomma, che tocca i temi dell'importanza della memoria, anche su come questo possa essere legato all'evoluzione e alla scienza, in un mix interessante, però nettamente dal taglio slice of life, quindi è un racconto che leggevo, è catalogato come fantascienza, però in realtà è secondo me più indicato per gli amanti dello slice of life che vogliono leggere una storia con qualcosa in più. I disegni sono molto piacevoli da vedere. Questo è un esempio. È uno stile che a me piace molto. E la cosa su che mi frena dal consigliarlo proprio a tutti è il prezzo, perché 12,90 € per un volume che ha un numero di paginette piuttosto striminzito, un prezzo alto, nonostante l'edizione sia molto ben curata. Abbiamo la sovraccoperta, la copertina pure a colori, diverse pagine a colori interne, perché praticamente Kenji Tsuruta, l'autore, aveva prima curato delle illustrazioni del romanzo dell'autore originale e poi ha creato proprio la versione a fumetti vera e propria, quindi sono presenti anche quelle illustrazioni. Appunto, se avete voglia di provare, come dicevo prima, una storia, un racconto, una storia slice of life spruzzata di fantascienza e spunti interessanti, allora ve la consiglio, altrimenti mi rendo conto che il prezzo è decisamente altino. Poi, per la serie Chi non muore si rivede,
Siccome questo mese è uscito per Plant Manga Pick Up agli argini del tempo, che è praticamente la versione in monografico della seconda nuova storia di Pick Up che è uscita su Topolino, mi sono detta: ma io Pick Up ce l'ho, ma quanto cavolo mi decido a ricominciare a leggerlo? Perché sta uscendo il Pick Up Giant, come probabilmente saprete, che ripropone mese per mese le avventure di Pick Up. Però io non lo prendo perché io ho già questa edizione qui, Pick Up al Nido. Questa è l'edizione che è uscita 4 anni fa più o meno in allegato col Corriere della Sera. Però io l'ho presa tutta, feci pure l'abbonamento, solo che praticamente mi sono fermata con la lettura, nonostante mi piaccia tantissimo Pick Up. Questo è il numero 8 che ho letto questa settimana, 8 di 36. Cioè, capiamoci, 8 di 36. E dopo 4 anni sto ancora qua. Perché? Perché purtroppo, cercando io di tenere il passo con le cose che compro man mano, i miei recuperi finiscono un po' abbandonati a se stessi ed è una cosa terribile che spero di riuscire a modificare. Quindi ho detto: senti, scemo di pick up, fammi leggere pick up! E quindi l'ho letto. In questo numero abbiamo 3 storie di pick up, la prima serie pick up ne abbiamo il numero 18, il 19 e il 20. Abbiamo il 18 che è antico futuro, in cui Pick Up verrà trasportato in una dimensione parallela insieme a Laila, così sembra, e troverà delle belle sorprese. Poi abbiamo il 19, che è Zero Assoluto, in cui ritroveremo un personaggio secondario dell'universo di Pick Up e ci sarà un viaggio verso Saturno alla ricerca di astronauti scomparsi. E poi abbiamo il 20, Meccano, in cui avremo un Evroniano particolare, Gortan, che si interfaccerà con Pick Up in maniera del tutto inaspettata. Allora, a me Pick Up piace tanto, le storie sono dinamiche, avventurose, reggono bene il passo del tempo, cioè è fantastico, solo che io non c'ho tempo di leggerlo e mi rode. La realtà è questa. Quindi, siccome questa edizione, allora, è molto bella, ben curata, ci sono gli approfondimenti prima, cioè i colori sono fantastici, le copertine che sbrilluccino tutte qua metallizzate mi fanno morire. Non so quanto sia reperibile adesso, nel senso che forse su eBay è usato, altrimenti c'è il Pick Up Giant che a prezzo contenuto ripropone ogni mese le storie, quindi penso che potete buttarvi tranquillamente su quello se volete leggere il Pick Up. Perché ovviamente i volumi nuovi, cioè me li sto comprando che li escono per paura che esauriscano, però io ancora non me li posso leggere perché non ho letto Pick Up, anche non volendo leggere la terza serie, quella comunemente chiamata Frittole. E comunque le prime due me le devo leggere. E comunque una lettura simpaticissima, avventurosa, a me piace tanto, quindi spero di riuscire a leggerlo. Comunque ve lo consiglio Pick Up assolutamente. Adesso vi parlo invece di un'uscita proprio recentissima, della settimana scorsa, credo addirittura, che è l'ottavo numero di Saint Seiya Next Dimension, il seguito ufficiale scritto da Kurumada stesso in persona e interamente a colori, pubblicato dalla J-Pop a 6 euro a volume. Esce sempre in doppia versione, la Gold Edition e la Black Edition. Noi prendiamo sempre la Black perché ci piace di più, insomma, ognuno ha i suoi gusti. Poi lo scontro tra due cavalieri d'oro della Vergine, così, tra chi apre la bocca e chi apre gli occhi ci saranno delle grandi sorprese. E la prendo un po' a ridere perché, insomma, a me piace il cavaliere dello Zodiaco, però io non sono così appassionata della serie originale, l'ho letta tutta, però non è che ho la fissa che mi ricordo tutti i colpi, tutti i nomi. Però, insomma, ho un po' una sensazione di déjà vu a leggere questo seguito. Mio marito mi conferma che certe cose, certe idee le ha un po' riciclate. Poi i cavalieri del passato sono sempre uguali a quelli del presente, fisicamente, grosso modo, stiamo sempre lì. Insomma, ci sono delle cose che fanno sorridere, però sono i cavalieri, quindi c'è proprio una cosa di epicità dietro, no? Che ti porta a doverlo leggere. Poi il seguito ufficiale, dopo i 57.000 spin-off in giro per il mondo, si vede che Kurumada gli è preso schiribizzo. Facciamolo a colori il seguito. Insomma, se siete appassionati di Saint Seiya, ovviamente sicuramente già l'avrete letto. E lo consiglio anche a chi conosce la vecchia serie e magari non sapeva esistesse il seguito proprio ufficiale. È questo qui. Poi i colori sono belli, cioè devo dire, a me come Kurumada occhi per lui, sta colorando le tavole, a me piace molto, pure degli effetti molto carini in computer grafica, quindi già solo per quello, secondo me migliorano i disegni di Kurumada che sono rimasti sostanzialmente identici nel corso degli anni, cioè evoluzione stilistica più o meno prossima allo zero assoluto. Però è sempre un piacere leggerlo perché sono i cavalieri, cioè sono quelle cose che anche se ti
ti sanno, ti già visto, ti fanno sorridere. Comunque te lo leggi con piacere. Questo stranamente lo leggo subito perché lo leggo proprio insieme a mio marito, quindi lui mi costringe a non accumulare i numeri. E quindi vi parlo di una cosa recente per una volta. Passiamo poi a tutt'altro genere. Penso probabilmente l'unico shoujo manga di cui vi parlo in questo video. Proprio la faccia di chi dice che io leggo solo shoujo manga, di chi lo diceva, no? E quindi l'unico fumetto prettamente per ragazze che vi propongo è il secondo numero di una serie ancora in corso, che è Stand Up di Aiji Yamagawa, pubblicato dalla Flashbook a 5,90 € a volume. Questo è uscito a novembre dell'anno scorso, sì, pure questo proprio così, recentissimo, e l'ho letto perché è uscito il 3 recentemente. Questa è una serie in corso in Giappone, credo un pochino lentamente, non mi ricordo a che numeri sono arrivati, quindi anche qui in Italia arriva un po' a rilento. Aiji Yamagawa, forse qualcuno la conosce perché la Flashbook ha pubblicato un volume da lei disegnato, e che ha avuto un buon successo, che è Il segreto dell'amicizia, che vi invito a recuperare se vi piacciono le storie di amicizia, appunto, che era veramente fatto, era un gioiellino, veramente. Questo è uno shoujo manga che parla del tema ragazza estremamente timida che si fidanza con un ragazzo invece più estroverso, almeno apparentemente. E trama che dice, Dio, che dupalle se me lo dici così, però quello che mi ha colpito da subito di questo titolo è l'estrema delicatezza della narrazione, anche che indaga abbastanza a fondo di come si sentono i personaggi, e in più non trascina le situazioni all'infinito, perché insomma i due si sono messi insieme, cioè stiamo al numero due, stanno insieme, non è che abbiamo avuto 15 numeri di preparazione a ciò. Quindi è molto carino e è delicato e tratta l'argomento veramente con una certa freschezza, che a me piace molto, anche nello stile grafico che non è scontato affatto, cioè ricorda ovviamente alcuni un po' lo shoujo manga moderno, però secondo me se ne riesce a distaccare in un certo modo. È molto arioso come tratto e ve lo consiglio come shoujo perché è una lettura assolutamente rilassante e delicata, appunto. Ah, ricambiamo genere, giusto perché io leggo sempre le stesse cose. E torniamo a un autore di cui vi ho già parlato prima, che è Osamaru Furuya. Ho letto finalmente il suo volume unico Suicide Club. Questo è stato pubblicato da Goen a 7,50 € nell'ottobre del 2014, quindi un anno fa pure questo. L'ho letto perché siccome andrà Furuya a Lucca Comics, io quest'anno sarò a Lucca Comics, e ho deciso di leggermi tutti gli arretrati che avevo da 50 secoli nella libreria. Allora, questo è un volume unico interessante, non uno dei più riusciti di Furuya, penso a causa della brevità, e poi ho letto con una storia del 2001, quindi una delle prime che l'autore ha scritto anche quando ancora insegnava arte, quindi quando ancora non si era dedicato completamente al mestiere di mangaka. È liberamente ispirato a un film, da cui a quanto ho capito Furuya ha citato la scena iniziale molto forte, che parte dal suicidio di massa di un gruppo di ragazze di liceo che si buttano proprio dal binario del treno, boom, e vengono investite in pieno. Una sola ragazza sopravvive a questo massacro e piano piano scopriremo chi sia questa ragazza, e di uno strano meccanismo per cui praticamente intorno a lei si verrà a creare un gruppo di ragazze stanche della vita e con finalità non proprio felici, diciamo. È un racconto inquietante perché si vede proprio la trasformazione di questa ragazza attraverso gli occhi di una sua amica, l'unica amica che questa ragazza ha, che non riesce a fermarla nella sua trasformazione, come se la ragazza sopravvissuta Saya, come se si trasformasse in qualcun altro. E è come se il gruppo di ragazze che si è suicidato si stesse ricreando nuovamente. Quindi un racconto horror inquietante, purtroppo molto breve, che secondo me alcuni personaggi sono tipo il professore, cioè un professore che ha un certo peso nella storia, sono stati trattati in maniera un po' frettolosa, buttati là un po' così. Però è sicuramente interessante, anche qui come nella Crociata degli Innocenti c'è il tema un po' della creazione di un gruppo e la sua disgregazione, cioè c'è sempre come un gruppo arriva praticamente all'autodistruzione. Non il migliore di Furuya se volete approcciarvi a quest'autore, magari ci sono altri volumi, per esempio il volume unico Happiness secondo me era migliore di questo, ci sono altre storie più interessanti, ma per gli appassionati dell'autore lo consiglio.
Concludiamo questa carrellata con un volume stranissimo, che questo è uscito un anno fa. Io, come al solito, lo leggo sempre lo leggo proprio tempestivamente, ecco. E questo è un volume che ha vinto l'anno scorso il Gran Guinigi, cioè il premio di Lucca. Sto parlando di Shintaro Kago, con il suo uno, questo devo leggere perché a memoria non ce la posso fare, uno scontro accidentale sulla strada per andare a scuola, può portare un bacio? Pubblicato sempre dalla Ikari, come Candy Hiroshima, a 18 euro. Volume unico e composto completamente da storie sperimentali. Shintaro Kago, autore famoso per essere uno degli esponenti dell'eroguro, quindi un genere particolarmente a volte splatter, a volte surreale, anche con riferimenti erotici, però con finalità nel suo caso soprattutto satiriche, sarcastiche, umoristiche, cioè le sue storie sono completamente folli, cioè troverete soluzioni grafiche al limite dell'impossibile, tipo c'è una storia allucinante su una persona che si tira una pellicina delle dita che poi ha dei risvolti veramente pazzeschi. Penso di non potervi far vedere più o meno niente di tavole, nessuna tavola, perché rischierei qualche segnalazione su YouTube purtroppo, però è un genio è un genio completamente pazzo, cioè riesce anche delle vignette di critica sociale molto 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 forte. C'è una storia per esempio sullo studio di alcuni medici che vogliono studiare dal vivo, siccome si annoiano, no? A studiare solo dai manichini, dalle cose, allora creano un annuncio per poter studiare dal vivo, per poter amputare dal vivo delle persone. E vi dico solo conseguenze veramente allucinanti, c'è anche umoristiche, cioè che tu leggi ti verrebbe da ridere, però pensi che è anche una cosa terribile quella che succede. È un volume pieno di cose così strane, però sicuramente un'occhiata secondo me dategliela, perché può essere, se siete un adulti, insomma, perché alcune cose sono anche un po' per stomaci forti. Devo dire, io trovo che Shintaro Kago sia un autore geniale, quindi secondo me è un volume che comunque una sfogliata gli va data, però non è il mio genere, non credo che comprerò altre opere di questo autore, perché alcune cose mi hanno proprio graficamente disturbato. Però devo dire che la costruzione, lo studio che c'è dietro alle cose è veramente impressionante. Dategli un'opportunità e scoprite se vi piace o meno, perché potreste veramente innamorarvi, secondo me. Io lo stimo molto, devo dire, stimo molto quest'autore, anche se, come dicevo, non è esattamente il genere di storie che voglio leggere, quindi preferisco cose più strutturate, però è fantastico, insomma, cioè, è notevole. Con questo io ho finito. Spero che questo video non sia durato un'eternità, ma ci credo poco. E vi volevo dire che quest'anno sarò a Lucca Comics tutti e 4 giorni, incidente di macchina permettendo, perché forse qui non lo sapete, però va bene, brevemente l'anno scorso andando a Lucca Comics abbiamo avuto un incidente in macchina, però poi ci siamo andati lo stesso acciaccati e claudicanti che non ci si poteva vedere. E quindi sarò a Lucca Comics, quindi tutti e 4 giorni, anche se il primo giorno non so ancora a che ora arrivo, però insomma ci sarò, quindi magari ci si potrà trovare in fiera. E spero, se avete visto questo video fino a qui, vi ringrazio tanto per la pazienza. Devo ammettere che ogni volta che rifaccio un video dopo tanto tempo c'è sempre un po' di emozione, imbarazzo, mi ritrovo un pochino imbranata davanti alla videocamera, quindi spero che perdonerete alcune cose non proprio venute bene. E vi ringrazio comunque tanto e vi auguro un buon proseguimento e al prossimo video.